Radio Gol. Risultati, classifica e commenti sulla partita dell'Ascoli Picchio. A cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli. Perez in mezzo a due, di rigore, Perez in diagonale, rete! 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 Leonardo Perez, il pareggio dell'Ascoli. Ascoli 1, Pescara 1, minuto 24. Petagna si libera dentro l'area di rigore, se ne va sulla sinistra, lato corto, cerca spazio, parte il cross, Giorgi di prima, rete! 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 Luigi Giorgi al 38esimo, il raddoppio dell'Ascoli, Ascoli 2, Pescara 1. Dagli 11 metri, Petagna contro Fiorillo, parte Petagna sinistro, rete! Rete! Ascoli 3, Pescara 1, Petagna al 94esimo. Buonasera a tutti, nuova puntata di Radio Gol che non poteva non aprirsi con le grandissime emozioni del posticipo della domenica, la partita forse più bella giocata quest'anno dall'Ascoli, ma forse da tanto tempo in qua, Sandro, sì, non si vedeva un bell'Ascoli come quello del secondo tempo di ieri. Intanto un saluto a tutti da Alberto Crementi, Sandro Conti, Luca Ballatori in regia. Avete sentito la voce di Serafino Galli durante la diretta della cronaca del big match, chiamiamolo così, Ascoli-Pescara, un derby che ha portato tanta gioia in casa bianconera e qualche certezza in più. Sandro? Ma abbiamo aperto dicendo che è stata una delle più belle partite che abbiamo visto al Del Duca negli ultimi 10-15 anni. Non è mancato niente in questo scontro fra Ascoli e Pescara, una cornice di pubblico veramente meravigliosa, entusiasmante, tra l'altro, che credo sia stato uno dei punti che hanno spinto i giocatori a reagire in maniera così veemente. Per fortuna poi è risultata vincente questa reazione. L'estremo comportamento corretto che i giocatori hanno tenuto in campo, tanto che gli ammoniti sono stati due per parte. Se tu consideri che stavo vedendo sabato sera, mi sembra, stavo vedendo Provercelli Novara, dopo mezz'ora di gioco, 8 ammoniti. Non era una partita di calcio, ma era una partita di anche lì comunque derby molto sentito, eh? Molto, tanto sì, che è finita, però, a cazzotti, insomma, al 30esimo del primo tempo 8 ammoniti, 4 per parte, insomma, ti dice quanto acredine ci fosse fra le due squadre. Qui al cospetto di un pubblico così si pensava che potesse anche risentirne i giocatori in campo, invece sono stati esemplari anche dal punto di vista disciplinare, e la ciliegina sulla torta l'hanno offerta i nostri giocatori giocando l'ultima mezz'ora della partita in maniera esemplare, con grande ritmo, grande senso di abnegazione, grande voglia di sovvertire un risultato che li vedeva penalizzati in un certo senso. Il Pescara ha giocato un'ottima partita, però ha pagato caro il suo impegno che ha profuso nella prima ora di gioco. Nell'ultima mezz'ora veramente sono fisicamente crollati, mentre l'Ascoli è cresciuto notevolmente dal punto di vista atletico, e la partita all'improvviso si è girata verso i colori bianconeri, che hanno fatto quello che si deve fare quando ci si trova in situazioni come quelle di svantaggio. Quindi veramente una gran bella partita, tra l'altro corroborata anche da un bel incasso, perché siamo arrivati quasi a 100.000 euro. Sì, è stato un incasso chiaramente record, abbiamo avuto oltre ai 3.810 abbonati, c'erano 5.406 paganti, 69.511 per quanto riguarda i paganti, più 27.413 fa un quasi 100.000, come hai detto tu, 96-97.000.
quindi insomma non è mancato niente in questo incontro, ma la cosa che più mi ha entusiasmato, io quando al 17° della ripresa ho visto il gol di Lapadula, mi ero quasi messo l'anima in pace dover mandare giù un boccone amaro. Invece... Sì, perché diciamo che il primo tempo comunque il Pescara ci aveva messo in difficoltà in più di un'occasione. L'Ascoli aveva però tenuto botta. Non è stato quell'Ascoli che magari alle prime difficoltà si arrende o che ha lasciato dei clamorosi svarioni. C'è stato un errore. Ci sono stati un paio di errori difensivi, che uno su uno dei quali ha rimediato come solito alla grande Lanni, però avendo tenuto in un primo tempo di tanta difficoltà con quel ritmo che aveva avuto il Pescara, che è la cosa che forse ha impressionato di più, è stato comunque un buon segno alla fine del primo tempo. Sì, infatti questo ritmo forsennato poi lo ha pagato caramente. Il primo tempo, d'altronde loro hanno avuto quell'occasione, Lanni con il piede destro e sinistro è riuscito a respingere, hanno avuto un'altra occasione, ma anche noi abbiamo avuto un paio di occasioni, quel colpo di testa che sembrava quasi inevitabile il gol. Ma Caccia che poteva schiacciarle. Poteva schiacciare e andare alta sopra la traversa, ma ci siamo scoperti un po' troppo, nel senso che centrocampo filtrava poco e i difensori sono andati un po' in bambola in alcune circostanze, specialmente sulle fasce loro riuscivano facilmente ad inserirsi e a renderci difficile la vita. Comunque poi tutto si è sistemato nel momento in cui Petrone ha mandato in campo Altobelli e successivamente Addè, le cose sono cambiate parecchio, perché loro avevano speso molto come dal punto di vista energetico e poi non avevano più quegli spazi che gli erano stati creati, si erano creati nel primo tempo. Quindi partita bellissima, una vittoria che oltre a fare classifica fa soprattutto morale, perché credo che i ragazzi si rendano conto in questo momento che possono fare qualcosa di straordinario. È importante anche vincere quando lo stadio e la città rispondono, i tifosi in generale, certo, rispondono con lo stadio pieno, quindi regalare una vittoria e soprattutto così entusiasmante in un momento in cui tutti sono compatti intorno alla squadra carica sicuramente a mille tutti. È una partita poi che era particolarmente sentita, perché le due tifoserie, sì, c'è una certa rivalità, ma non certo una rivalità, e ieri hanno dimostrato ampiamente la correttezza, qualche coro magari che si sarebbe potuto evitare, però quello che conta è che io poco prima della partita stavo parlando con il questore, al quale ho chiesto: ma lei è di Pescara, per chi tifa stasera? Beh, lui è stata una risposta diplomatica: nel mio ruolo, in questo, cioè nell'una e nell'altra, insomma, un pareggio sarebbe la cosa migliore. E invece la vittoria non ha creato reazioni violente nella nutrita, credo 1600-1700 fossero. O meno, 1003. Vabbè. Voce ufficiale della questura dava 1600. Mm. Comunque, considera che ne sono rimasti fuori un centinaio. Erano fuori dalla curva perché sono arrivati senza il biglietto, perché non avevano la tessera e hanno provato comunque a entrare. E sono invece stati lasciati fuori. Sperando la solita storia, esatto, per onde evitare. Invece non c'è stato, sono stati da fuori. Infatti ogni tanto si vedeva partire qualche razzo rosso da fuori, che era i tifosi che non erano potuti entrare. E niente, l'arbitro la penna ha diretto sufficientemente, senza lode. Da censurare il primo tempo del segnaline di napoletano che sembrava Carigliano si chiama Carigliano, sembrava proprio che
fosse estraneo ad ogni azione, non ha segnalato tre fuorigioco veramente molto molto evidenti, e il pubblico infatti lo ha beccato aspramente, ma lui ha continuato imperterrito nel suo metro di giudizio, che sbagliatissimo, che poteva costare caro all'Ascoli, perché specialmente in una circostanza se faceva gol, e credo che fosse sempre la Padula che ha perso il passo, sì. L'attimo giusto. Comunque, bella partita che andrebbe rivista tranquillamente seduti in poltrona. Per una grande reazione di carattere, soprattutto anche perché a me è sembrato che nel momento in cui Jankto sia stato spostato un po' più a sinistra, l'Ascoli abbia avuto qualche spazio in più al centro, soprattutto con l'asse composto chiaramente dai due registi che sono Pirrone e Grassi, perché Jankto non era stato brillante come altre volte, invece liberando quella posizione al centro, spostandolo un po' più a sinistra, si è un po' sbloccato l'Ascoli regalando profondità. Cacia è stato detto che poteva essere un caso per la reazione che ha avuto al momento della sostituzione. Bisogna capirlo, perché vive per il gol, non uscirebbe mai. Aveva comunque fatto la spizzata di testa che ha portato Perez a liberarsi per andare poi a concludere fra due giocatori. A quel punto, Cacia avrebbe dovuto capire che ciò che serviva alla squadra era fisicità. Ha fatto entrare Altobelli, ha fatto entrare Adde, ha fatto entrare Petagna. Scelte giustissime, perché il Pescara era alle corde, era veramente alle corde, hai si detto è bene. Chiuso nella propria metà campo e non riusciva più ad uscire, proprio perché era aumentato il numero dei giri che erano stati messi in campo con i nuovi entrati, e anche le loro sostituzioni in uscita è stato detto da Oddo che sono state forzate, però certo, se tu togli il migliore in campo fino a quel momento per la squadra, che secondo me era stato Caprari, che ci aveva messo in difficoltà, sì, in qualunque azione offensiva, togliendo lui, ed era dunque mi sembra il 27esimo minuto, la partita era sull'1-1, certo che abbiamo preso coraggio, perché dice, se toglie il migliore allora ci teme. Adesso poi che perché sia stato fatto questo cambio lo sapranno loro, e mi interessa fino a un certo punto. Io dico solo che noi abbiamo preso un coraggio che forse prima era più veemenza, invece lì è stata consapevolezza del fatto che ce la potevamo fare. L'ingresso in campo di Petagna, Cacia o non Cacia, è stato importantissimo, certo. Ha dato un dinamismo e, come hai detto tu, una fisicità, perché oltre a essere grande e grosso è veloce, controlla bene la palla e la passa anche bene, sa giocare a pallone, tocca la palla con cognizione di causa. Non è che è uno scuola Milan, è cresciuto nelle giovanili del Milan, quindi ha avuto allenatori di grande esperienza e di grande capacità, quindi è certo, e che poi nonostante la sua mole è anche veloce, riesce, quando si mette in moto le sue leve sono dolori per i difensori, anche perché andare al contatto fisico sicuramente il difensore ha la peggio, perché è un bel bestione. E cosa mi dici invece di Leo Perez, al di là del gol? Un gladiatore. Per me è un grande perché ho sempre sognato questi centravanti che ci mettono l'anima, che vanno in difesa, vanno a centro, vanno dappertutto e non temono di confrontarsi con gli avversari. Questo è molto importante. Certo, se Perez avesse un briciolo di tecnica in più, non starebbe sicuramente all'Ascoli. Beh, intanto però c'è, e ce lo teniamo, perché certo, voglio dire, le ultime due partite comunque ha messo dentro due gol di caparbietà grossa. È nostro, e io credo che potrà essere, se continua di questo passo, uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Beh, sempre se è un pezzo pregiato, allora ce lo teniamo, perché mi sembra che le ambizioni dell'Ascoli coincidano con l'acquisizione di pezzi pregiati, però, non con la vendita. Però ti possono fare un'offerta irrinunciabile. Sì, dai.
parliamo di Leo Perez, che comunque viene dalla Serie C, da una carriera fra B e C. Forse questo è il suo ambiente ideale. Io diciamo che quando un giocatore sta così bene in un posto e si trova come si è trovato lui ad Ascoli, e con questa, con quanto lui riesce a dare a livello proprio di cuore, si realizza. Ma lui ha l'animo pugnandi. Esatto. Quindi è difficile trovare, specialmente un giocatore giovane, credo che ci abbia 24-25 anni, insomma, questa caratteristica che veramente ti può fare la differenza in mezzo al campo. Degli altri, un encomio in particolare in difesa per un sontuoso Milanovic, secondo me è un grande Almici sulla destra. Almici, alla fine Almici e Milanovic hanno fatto veramente, hanno eretto un muro, un vero e proprio muro, e Almici in particolar modo sembrava che avesse ancora tante di quelle energie, per non parlare poi di, vabbè, del grande Gigi Giorgi, perché adesso li dobbiamo citare una alla volta, visto che l'abbiamo fatta, ma Giorgi è il cuore, l'uomo derby, quello che è andato a segnare, che ha fatto impazzire la curva sud, l'ha fatta letteralmente impazzire. È anche lui. Io non so come qualcuno non sia volato dalle scalee, perché ho visto una marea umana andare sulla balaustra, dico addio, qui succede qualcosa di è stato e poi è un giocatore che quando tocca la palla tu vedi che viene da 4 anni in Serie A. Esatto. Si vede subito. E lo fa pesare soprattutto a però livello. Adesso, detto questo. Sì, ma stiamo parlando dei singoli, sì, di una partita, perché Gigi Grassi, che alla fine ha nascosto la palla a tutti gli avversari. Sì, ma mi ricordo una partita che dello scorso campionato, che venne tolto, stavamo vincendo, sì, però 2-0, se non fosse stato tolto a 2. Si toglieva Perez lì la discussione ancora. Però Grassi è uno che quando tu stai in vantaggio è uno che sa tenere la palla e prende la punizione, prende il fallo laterale, prende il corner, insomma, bisogna un po' valutare una ad una le circostanze in cui ti viene a trovare e di lì cercare di trovare la giusta soluzione. Allora, vediamo intanto i risultati delle classifiche e la classifica di questo campionato giunto alla 7ª giornata con la vittoria appunto dell'Ascoli 3-1 sul Pescara, Bari-Lanciano 1-0, Cagliari-Cesena 3-1, era il big match per il vertice della classifica con i sardi che sono in fuga, Como-Brescia 1-3, prima partita del Como in casa dopo l'esilio a Novara, Livorno-Avellino 1-1, Modena-Latina 0-2, Perugia-Entella 0-0, Provercelli-Novara 0-1, Salernitana-Trapani 0-1, Spezia Ternana 1-0, Vicenza Crotone 0-0. Pochi gol realizzati in questa domenica in cui non ha giocato la Serie A, forse un'occasione persa per la B per dare un po' di spettacolo, fatto salvo invece quanto ha fatto vedere l'Ascoli nel posticipo. La classifica, quindi, abbiamo detto, il Cagliari in testa con 16, Crotone, Spezia e Bari seguono a 14, Livorno, Trapani, Cesena 13, Vicenza 11, l'Ascoli 10, Latina, Brescia, Pescara 9, Salernitana 8, Perugia, Entella, Modena 7, Lanciano, Novara 6, il Novara meno 2, Avellino, Provercelli e Como 5, Ternana chiude con 4 punti. Una classifica che in questo momento chiaramente vede l'Ascoli nella prima parte, nella colonna di sinistra, a un punto dai playoff, a distanza di tranquillità per adesso e soprattutto con tante squadre sotto. Per quanto riguarda la zona play-out retrocessione, ricordiamo che quota 50 è la quota che dobbiamo tenere d'occhio per la salvezza. Siamo già a un quinto messo in cascina. Fra 40 punti si potrà parlare dell'Ascoli salvo e si vedrà a che punto del campionato siamo. Perché è anche giusto ricordare che siamo neopromossi, che abbiamo iniziato tardi, che abbiamo dovuto sprecare le prime 3-4 giornate per assemblare una squadra. E a me ultimamente leggo anche qualche collega sui giornali, mi è dispiaciuto qualche commento un po' ingeneroso magari nei confronti della prima parte del campionato dell'Ascoli, perché dire che Petrone ha trovato la quadra, diciamo così, tattica per rilanciare una squadra partita con il freno a mano, perché ha messo il trequartista dietro le punte, ma forse ci si dimentica
ci si dimentica che il trequartista dietro le punte non lo poteva mettere quando il trequartista non ce l'aveva, perché i due sono Grassi e Bellomo, infortunati entrambi, non c'erano a Lanciano, non c'erano con Lentella eppure abbiamo vinto, non c'erano col Cesena, quindi era un po' difficile, visto che comunque Petrone aveva deciso di giocare con l'attuale modulo tattico, il 4-3-1-2, fin dal precampionato. Purtroppo le prime polemiche di quest'anno ce le potevamo risparmiare tranquillamente, ragionando sul fatto che, non avendo tutti gli uomini a disposizione, non era il vero Ascoli, ma vabbè, ci siamo trascinati inutili scorie dell'anno scorso. Una squadra deve essere camaleontica, nel senso che, infatti, è quello che ha provato a fare l'allenatore: indossare la pelle a seconda degli uomini che hai, dell'uomo che hai e della squadra che hai davanti. Certo, con il Cagliari vai a giocare a Cagliari, devi essere un po' più prudente, cercare di ridurre il più possibile gli spazi di manovra agli avversari. Giochi con però il senza Pescara, snaturarti. Però senza snaturarti, perché se cominci a adeguarti all'avversario, allora sei comunque in balia degli altri, dipende da cosa fanno loro. Se vuoi invece, che mi sembra la filosofia di Petrone, imporre il tuo gioco, in qualche modo, d'accordo più copertura, d'accordo più attenzione, però nemmeno dover mettere 5 difensori e 4 centrocampisti solo perché giochi col Cagliari, perché a quel punto non giochi più. Sì, certo, imporre il tuo gioco a seconda dell'avversario, perché se ce la fai, hai davanti, se ce la fai, perché si è visto anche ieri il primo tempo, il pallino del gioco comunque l'ha avuto in mano il Pescara, pericoli o non pericoli, sì, anche sì, noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma il pallino non dimenticare del gioco, che lamentava diverse assenze importanti. Ah, no, noi siamo già passati da questa fase, il campionato è lungo, capiterà a tutti di avere assenze importanti, buon per noi stavolta averli incontrati in queste condizioni, certo. Ma non penso che sarebbero stati così determinanti, visto che comunque chi è andato in campo i migliori ce l'avevano, visto che la coppia d'attacco è quella titolare, Caprari è il giocatore più forte, quindi mi sembra che un Pescara che, tra l'altro, poi era rientrato Bruno, che era assente dai campi di gioco da tanto tempo, lì c'era l'indecisione fra Bruno e Valotti, che doveva mettere in campo Oddo, ha scelto Bruno per l'esperienza, poi nel secondo tempo Bruno ha chiesto il cambio perché non ce la faceva più, è entrato Valotti, ma ha perso 10 anni di età, fra i due si sono sentiti, ha perso molto in esperienza e lì abbiamo preso il sopravvento. Valotti è datato, piuttosto no, datato. Bruno è datato, c'è 10 anni in più, quindi era stanco e non ce la faceva più, e Valotti lì ha dimostrato che la gioventù non è esattamente l'esperienza che fino a quel momento aveva garantito Bruno, imbrigliando per bene Grassi, che invece alla fine si è scatenato letteralmente. Per quanto riguarda il resto del campionato, Sandra, abbiamo detto il Cagliari in fuga, il Modena invece, prossimo avversario dell'Ascoli, ha perso male in casa con il Latina per 2-0, già si parla di panchina di Hernan Crespo traballante, Mugugni a Modena, spettatori in calo, erano sui 4.000 solamente a vedere la partita con Latina, e insomma Modena sciupone, che quindi aspetterà l'Ascoli sabato prossimo per rifarsi. Non è che la partita di Modena si prospetta difficile, tutte le partite sono tutte allo stesso livello, sono allo tutte stesso livello, perché nessuno ci sta a perdere e tutti giocano per poterti battere, perché l'Ascoli è una squadra come tutte le altre d'altronde che gioca un discreto calcio, per cui adesso bisognerà giocare, affrontare le avversarie sabato per sabato. A Modena possiamo veramente tentare di ottenere qualcosa di importante. La cosa fondamentale è non perderla questa partita. Credo che Crespo sarà piuttosto preoccupato e non adotterà una certa prudenza in mezzo al campo, sapendo che il Modena gioca come l'Ascoli con 4-3-1-2, quindi però dovrà stare attento lui per la sua squadra, ma noi credo che andremo, questa è una di quelle trasferte come quella di Novara con il Como, in cui l'Ascoli può andare a imporre il proprio gioco, non è il Cagliari di cui parlavi, certo, tu prima, certo. No? Può imporre il suo gioco. Tanto più che immagino che ci sarà un esodo piuttosto numeroso, perché Modena si raggiunge con 3 ore di macchina, tutta autostrada. 472 chilometri. Vabbè, comunque dipende. 372 chilometri, scusa.
3:22 Bologna, 3:72, quindi su 4 ore di macchina. Sì, diciamo 4 ore, vabbè, insomma. No, no, ma poi i pullman già sono organizzati. Oggi ho ricevuto il messaggio dei fedelissimi, anzi dei VET 74, piuttosto, chi avesse intenzione di partecipare alla trasferta col pullman dei veterani 74 può contattare Piero Travaglini, che come al solito organizza il pullman. I numeri sono sempre i soliti, se lo ritrovo ve lo giro dopo. Comunque è chiaro che i tifosi stanno organizzando, perché in questo momento è bello seguire una squadra che ti dà queste soddisfazioni. Certo. Perché tutti quanti hanno rimarcato, per di più la sera, siamo usciti dallo stadio e si vedevano volti felici, ancora carichi di quell'adrenalina che, al di là del gol inutile ma bello segnarlo al 50° del secondo tempo, la rimonta in sé farlo nell'ultimo quarto d'ora e ti lascia dentro quel qualcosa. Anche perché, da come si era messa la situazione, pensare che l'Ascoli avrebbe chiuso l'incontro vincendo la partita era un po' utopistico. E invece l'impresa è riuscita, ed è riuscita alla grande, perché proprio asfaltati completamente nell'ultima mezz'ora i giocatori del Pescara. Non so, Oddo a fine partita ha detto: siamo stati dei polli. Ma può anche essere vero, quello lo saprà lui, perché. Ma non ha detto solo questo. Io direi sei stato tu un pollo, perché hai chiuso la tua squadra a riccio. Ma secondo me si è chiusa da solo, cioè non ce la facevano più. Vedi, non è che si sono chiusi, insomma, volontariamente, facevano di necessità virtù e hanno provato a fare le barricate senza riuscire. Lui doveva dire pur qualcosa per giustificare. Sì, ma soprattutto ha detto quello che mi ha dato fastidio, che nel secondo tempo l'Ascoli è andata avanti con i lanci lunghi e ha fatto 3 tiri in porta. Vuoi mistificare la realtà, perché è stata una partita in cui i fraseggi, soprattutto sulla zona sinistra, se ne sono visti a come. Terra. I lanci lunghi ci sono stati, come no? Quello che Cacci ha spizzato per il tocco di Perez che ha segnato, va bene, per carità, ogni tanto un lancio lungo ci vuole, ma che l'Ascoli ha giocato il secondo tempo con i lanci lunghi, mi sembra che Oddo se la sia inventata di sana pianta. Per dire. Anche perché il primo tempo i lanci lunghi dell'Ascoli non hanno sortito alcun effetto. Infatti. Positivo. Quando nell'ultima mezz'ora abbiamo cominciato a insistere col gioco rasoterra, loro sono andati in crisi, perché il gioco rasoterra richiede a chi deve marcare un dispendio di energie superiore. Gioco aereo, tu salti di testa, respingi, come va, invece gioco rasoterra è ben differente, ci sono quegli scambi rapidi e veloci in cui tu devi stare molto attento, ma soprattutto devi essere reattivo, e lì è venuto a mancare completamente il Pescara, perché non ne avevano più. Comunque, volevo ricordare il numero di Piero Travaglini, come vi ho detto prima, l'ho ritrovato, 347-07-19-542, per prenotare chi volesse muoversi con il pullman dei veterani 74, il club che organizza sempre queste trasferte quando sono abbordabili, 347-07-19-542. Email che ci giunge da Pietro di Ascoli. Intanto io vi ricordo i nostri numeri, 339-81-49-51 per SMS e WhatsApp, che sono già arrivati e fra poco cominceremo a leggere, 0736-30-41-31 per le telefonate che riceveremo dopo il primo break pubblicitario. Pietro di Ascoli: che partita, dice, come da anni non se ne vedevano al Del Duca. Il Pescara gioca bene con palla a terra e schemi a memoria, arriva con facilità davanti alla porta avversaria. Il primo tempo è stato loro, anche se abbiamo avuto qualche occasione con Cacia, e io ricordo anche un tiro in diagonale di Giorgi parato dal portiere. A tal proposito dispiace per Cacia, perché ha notevoli qualità tecniche ma non riesce a sbloccarsi in maniera definitiva. All'uscita però non doveva fare quel gesto in panchina, non era un pugno ma ha lanciato, a me sembrava una pallonata, qualcuno ha detto una bottiglietta, con un calcio, non un pugno, perché è un professionista. Comunque è da comprendere, perché significa che ci tiene tantissimo a dimostrare il suo valore e il suo apporto di qualità nell'Ascoli. Ieri si è speso Cacia per la squadra e a mio avviso doveva tirare di più in porta invece di passare la palla.
Il secondo tempo, dice ancora Pietro, è stato avvincente. Dice ancora Pietro, è stato avvincente perché il gol, nel momento in cui stavamo giocando meglio, ci ha scosso. Abbiamo cominciato a guadagnare metri con intensità agonistica, ma anche con sprazzi di bel gioco. Abbiamo conquistato il pareggio proprio con un assist di Caccia per Perez, che ha difeso palla e tirato prontamente in porta. La perla è stata quella di Giorgi, con un tiro che non sembrava andare in porta e invece ha fatto centro. Il Boateng è stato veramente liberatorio. L'entrata di Hulk Petagna ha dato più pesantezza all'attacco ed è stato bravo a insistere su quella palla in area, a procurarsi il rigore e a realizzarlo. L'Ascoli deve giocare da Ascoli, cioè con sana aggressività, agonismo e tenacia, senza timori irreverenziali come ai tempi del presidentissimo, quando spesso e volentieri le cosiddette grandi piangevano al Del Duca. Saluti da Pietro di Ascoli. In effetti, Sandro, il cuore dell'Ascoli è il comune denominatore fra il vecchio Ascoli e questa partita, che speriamo abbia aperto una strada, una breccia sicuramente nel cuore dei tifosi. L'ha già aperto il fatto di una prestazione così, rimane e rimarrà. Poi Perez, che è loro, è il beniamino della curva sud, che segna il gol più importante, segna il gol, certo. Giorgi, altro beniamino della curva, anche quella del rigore, Sandro, altro dettaglio. Ci soffermiamo sui dettagli, che non sono assolutamente problemi questi. Petagna subisce il fallo all'ultimissimo minuto dopo una prestazione, per quanto pochi minuti, eccezionale, perché entri, semini il panico, fornisci il cross per il gol, fai un tiro in porta, ti conquisti un rigore. Io penso che un giocatore che gioca 15 minuti per così, veramente cosa gli vuoi chiedere? Ha preso la palla, è andato sul dischetto e ha detto tiro io. Perez ha avuto un attimo di orgoglio, è numero uno, lui è il rigorista, dice vieni. Però è stato bravo, ha capito, ormai la partita era finita, ha capito che il compagno di squadra ci teneva a segnare questo gol, se l'era procurato lui, quindi nulla di particolare. E nel dopo partita Petagna comunque ha ringraziato Perez, ha pensato di rimettere le cose a posto, dicendo che me l'ha concesso, eccetera eccetera eccetera. Caso chiuso, anche se al momento si è visto, perché è inevitabile, siamo lì, le cose le vediamo, ma tanto chissà, se fosse stato decisivo probabilmente Petagna non avrebbe compiuto questo gesto, non si sarebbe preso questo secondo me, perché mi sembra un ragazzo Gli ordini di scuderia sono tassativi. Ora, lì se c'è Caccia, non so se il rigorista è Caccia o Perez, uno dei due. È Perez. Sì, anche se c'è Caccia? Sì. Però se fosse stato decisivo, allora bisognava un attimo riflettere su chi dovesse andare sul dischetto. Sicuramente sarebbe andato Perez. Però non avendo alcun valore ai fini del risultato finale. Infatti Petrone non si è messo in mezzo, così come Petrone, devo dire, è stato molto, ma molto apprezzabile nelle dichiarazioni del dopo partita, dicendo, a parte la dedica ai tifosi che ci sta in pieno per quello che abbiamo visto ieri al Del Duca, ma nel dire che ci è arrabbiato non ho visto. Sì. Non ho visto. No, io ho letto su Sport Italia che ha dichiarato comprensibile. Sì, invece comprensibile sui giornali io ho riuscito, non ho visto. E beh, comprensibile, non ho visto, fanno il paio, si accoppiano bene ed è secondo me l'atteggiamento giusto da tenere, soprattutto perché hai un cavallo di razza fra le mani e non puoi certo metterti a fare o a ricevere polemiche. Giriamo pagina, 3-1 incassato, portato a casa, partita importante. In Serie B cominciano a saltare anche le panchine, perché qualcosa non è andato bene evidentemente a Vercelli dopo il derby perso in casa con Novara. Foscarini è un gran bel allenatore. Scazzola è stato allontanato, al suo posto Foscarini, il Ferguson de Noandri. Ma hanno perso una partita con il Como, con il Novara, veramente male. Tra l'altro nella Pro Vercelli giocava Mustacchio, sì. È entrato Mustacchio, mentre nel Novara giocava Dell'Orco, che ha fatto una buona partita, ha disputato. Mustacchio è entrato quando ormai c'era ben poco da fare, si è impegnato, ha cercato, ma c'è poca cosa nella Pro Vercelli. Beh, in effetti, intanto l'arrivo di Scazzola mi ha deluso. Marchi, per esempio, che reputavo centravanti interessante. Ora si vede che hanno sofferto il clima del derby, perché poi l'esonero viene secondo me proprio perché, se fosse stata un'altra partita, ma quella con il Novara è un'antica rivalità, Sandro, che nasce
tu pensa dall'hockey pista, quando Novara e Vercelli negli anni 70-80 dominavano non solo l'Italia ma anche l'Europa e si spartivano la Coppa dei Campioni e lo Scudetto, e da lì si è trasferita nel calcio. Di solito avviene il contrario. Invece questa rivalità adesso è nel calcio, perché l'hockey pista, a parte il seguito che ha, ma è un po' in declino dappertutto, compreso il Piemonte, che ne era la culla in Italia. Toscana va forte. E noi abbiamo anche tra gli ex, visto che tu hai parlato degli ex, abbiamo visto Chirico accasarsi al Prato. Al Prato è sì. Entrato a un quarto d'ora dalla fine, ha preso il suo bel 6 e mezzo, partitella così, insomma, niente di che. Ma quando a Chirico gira bene, è un giocatore che rompe le scatole fortemente alle difese. Sì, però oramai si conferma un giocatore di Serie C, perché c'è poco da fare. Se non l'hanno voluto in Serie B, il suo curriculum vitae parla chiaro, e non è solamente una questione di tecnica. A questo punto non si spiega se non un giocatore di gran talento che cambia squadra ogni anno, e sì, ogni anno la fine del campionato lui non ci sia mai, nei momenti decisivi scompaia sempre, perché evidentemente in testa non c'è esattamente tutto quel sale in zucca che uno con tanto talento dovrebbe avere per coltivarlo e fare carriera in un altro modo, no? Esonerato Pane al Rimini, ha perso solo 6-0 in trasferta con il Pontedera, e questo è stato probabilmente un risultato, se dopo 6 giornate, che ha costretto quasi i dirigenti riminensi a salutarlo e a cambiare allenatore. Noi allora ci sentiamo fra poco, dopo tutta la disamina che abbiamo fatto della partita del Duca vittoriosa 3-1 per l'Ascoli. Ascoltiamo anche i vostri pareri fra poco allo 0736 30 41 31, i messaggi WhatsApp compreso al 339 81 49 51. Ritorniamo in studio, ben ritrovati, è venuto a salutarci, salutiamo cordialmente Armando Falcioni. È un paio di volte che arrivi, guarda te, dopo le vittorie, vuol dire che porti bene la tua presenza qua a commentare le vittorie dell'Ascoli, e una prestazione come questa ci fa solamente piacere. Secondo me un secondo tempo così è da ricordare. Sì, assolutamente. Quindi ho rito, prima cosa è un rito tribale, no? Cioè sì, sì. È un rito evocativo, quello di ritornare ogni vittoria. Dopo una vittoria convincente, io dico una cosa: innanzitutto, questa è una partita che riconcilia con il calcio, perché una bella partita, bella cornice di pubblico, bel Pescara il primo tempo, che sembrava il Barcellona per la capacità di verticalizzare, a livello di tre quarti, di proporre quelle triangolazioni, quei veli, quei colpi di tacco. Se ci fosse stato Carlo Mazzone, Sandro, probabilmente alla Padula il difensore si diceva alla Padula qui i colpi di tacco al del Duca non si fanno. Comunque ormai è il calcio moderno, accettiamo questo, e abbiamo accettato un grande secondo tempo dell'Ascoli. Infatti lì il mio dirimpettaio, che ho conosciuto proprio ieri sera, ho detto: ma questi reggono 90 minuti? E infatti poi la risposta c'è stata. Oda ha parlato di cambi forzati, però. Sì, però comunque è una squadra che è crollata anche fisicamente, come hai visto in 4 che non rientravano, e l'Ascoli in contropiede aveva gli spazi. Devo dire un Ascoli completamente diverso, Petrone ha adottato un modulo diverso, l'abbiamo detto anche in settimana, io avevo accettato anche Petrone che le prime partite si coprisse questo 5-3-2 prudente, una squadra in cantiere, una squadra che si conosceva poco, quindi ha pensato a non prenderla. Ora che rischia, anche perché con un 4-3-2-1 ieri ha anche rischiato, 1-1-2 scusa, ha anche rischiato, ma devo dire che la filosofia del giocare, far giocare, secondo me è da sposare, visto che abbiamo visto l'anno scorso una squadra che non giocava, una squadra che sì, era palla lunga a pedalare, non l'Ascoli di ieri, come ha detto Oddo, che ha rilasciato qualche affermazione fuori luogo. L'Ascoli è stato... Ne abbiamo parlato prima, infatti, delle dichiarazioni di Oddo, che doveva giustificare qualcosa. Inopportune, devo dire, siccome il Pescara è una bella squadra che gioca molto bene, pensasse a giocare e a non prendere gol invece che fare dichiarazioni fuori luogo. Poi ho visto degli elementi, dicevo, bravo Petrone per la scelta del modulo, perché si ripete la bella prestazione di Como, e bravi alcuni giocatori, Perez su tutti, tu lo sai, io sono un pereziano dichiarato anche già dall'anno scorso, quindi sono ben felice di questo. E a me è piaciuto, anche se non tutti sono d'accordo, è piaciuto molto Grassi, soprattutto l'ultima mezz'ora, è un giocatore che sa personalità, sa far rifiatare la squadra,
tratta la palla da un giocatore di alta classifica di Serie B, quindi credo che questi due elementi, insieme vorrei dire anche ad Almici, che ha fatto una grande partita, credo che siano stati gli elementi che più degli altri si sono distinti. Dimentichi forse Gigi Giorgi? Giorgi, sì, Giorgi è un giocatore da Serie A, vede, anche se oltre al cuore bianco-nero e tutto quanto, quando gioca si vede. Che Giorgi, diceva, insomma, Sandro è un prima, giocatore fuori concorso. Lo diceva Sandro prima, ha detto si vede che viene da 4 anni in Serie A, un altro passo. Si vede, personalità. Ma Giorgi è fuori concorso, ecco, citare Giorgi, cioè, mi sembra noi lo diamo per scontato ormai, Gigi ci perdonerà, ma se non, sì, se non altro per il senso di appartenenza che lo fa diventare un giocatore, appunto, come ripeto, lui farebbe notizia se giocasse così esatto. No, giocatore in più, questo a dimostrazione che l'Ascoli a questo punto, Petrone a questo punto, ha una signora squadra che dal livello individuale mi ha impressionato. E soprattutto una squadra rispetto al Pescara, una squadra molto più accorta, perché il Pescara ha giocato alla Garibaldina. Io ho rivisto, insomma, la squadra di Zeman, una squadra che gioca all'attacco, gioca in maniera molto 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 sbarazzina, poi non sa gestire, non è in grado di gestire la partita. Poi due cose volevo farti notare: una, che il Gigi Grassi, che non carburava benissimo nel primo tempo, cioè non trovava lo spazio giusto, probabilmente era per la scelta, comunque questa sì, in gamba di Oddo, che ha preferito mettergli, l'abbiamo detto nella prima parte, Bruno. Sì, giocatore senza capelli, ultra trentenne, alle calcagne, invece del giovane Valotti che ha 10 anni di meno, e Bruno poi ha chiesto il cambio, è entrato Valotti e non a caso, tu hai detto, in ultima mezz'ora è venuto fuori Gigi Grassi, che fino a quel momento non trovava la misura giusta. E poi si è notato nel secondo tempo, Grassi si è spostato a destra quasi, e Iancto tutto a sinistra, quindi si è aperto tutto un altro tipo di gioco per l'Ascoli. Esatto. Almici, sono pienamente d'accordo con te. Devo dire, altro merito di Petrone è quello di aver saputo gestire i cambi. Tutti avrebbero chiesto a Petrone di mettere a De a posto di Pierrone, visto che l'Ascoli soffriva a centrocampo, tutti l'avrebbero fatto. Invece ha avuto calma nel non cambiare, poi l'Ascoli è uscito alla distanza. Poi gli altri due cambi puntuali, quello di Altobelli su Iancato, che non è stato ai livelli eccezionali delle altre giornate, giocatore interessantissimo. Dimmi una parola su Petagna, per favore. E poi, ecco, andavo in ordine cronologico, in ordine tempistico, su Petagna, che è veramente un giocatore di livello, un giocatore di quella stazza, con quella velocità. Io credo che sono virtù abbastanza rare per un giocatore che ha tra l'altro 20 anni. Gran bel giocatore Petagna, soprattutto io ritengo, Sandro ha qualche anno più di me, quindi ha più esperienza di me, ma un giocatore che tira, un giocatore che cerca sempre la porta, è un attaccante di razza. Ma io lo conosco molto bene Petagna, perché sei milanista. Da milanista ho sempre seguito anche il settore giovanile. Fra i giovani faceva una differenza enorme proprio per la sua fisicità, e poi non ha trovato grossa considerazione l'anno scorso nell'Avellino, e quindi è venuto qui, secondo me, animato da intenzioni di riscatto, quindi. Beh, direi che si vede, eh? Si vede, sì, insomma, sì, gran bel giocatore. C'ha una gran bella voglia di giocare, meglio così per noi, ovviamente. Sì. Ma certo, sulla sua strada ha incontrato un osso duro, Perez. Bah sì, perché la convivenza Perez e Petagna potrebbe essere un po' problematica, perché sono due giocatori simili, giocatori che fanno pressing e fanno reparto. Ieri Perez con Cacia, che è rimasto un po' defilato, Perez ha retto la prima linea il primo tempo da solo, con tutti, no, i suoi magari qualche vizio che ha, cioè quello di spendere troppa energia, di andare a fare pressing anche quando non serve. Intanto ti ringraziamo per questo, magari dopo, se ti fermi un attimo, ti faccio un'altra domanda, però prima c'è una telefonata che aspetta già da un momento. Pronto, chi parla? Prima voglio dare un bacino a Armandino. Sì, buonasera. Ciao Palma. Ciao. Grazie. Ieri è stata una profezia, quando venivano, no, dalla circonvallazione, i pescaresi urlavano, gli ho detto, sì, non urlete, detto il dialetto ascolano, che tanto non vincete. Ed è successo. Comunque una bella partita, che gli vogliamo dire. Un po' triste, sai perché? Perché Monticelli non ha vinto stasera, ce l'ha messa tutta per vincere. Mi sarà sentito? Sì, sì. Però niente da fare, a 3 minuti dalla fine
addirittura in tre, dentro la porta la palla non ci è voluta entrare, è stato proprio comunque una gioia incontenibile ieri. Beh, anzi quasi dobbiamo chiedere scusa a Petrone perché l'abbiamo bistrattato sia da quando abbiamo finito il campionato vecchio che quello nuovo, però in questo momento ci sta facendo, come dire, sognare, e quindi lo dobbiamo ringraziare sperando che non succeda come l'altro anno, che magari vinceva sempre, poi c'è stato questo debacle, insomma, che non riuscivano più a vincere. Io, ecco, vorrei che non succedesse questo. Il campionato è lungo, ci sono alti e bassi, lo so, ci saranno sicuro le malattie, tranquilli, espulsioni, tante cose, sì, però una squadra veramente che è coesa, insomma, è molto legata tra di loro, si sono affiatati, quindi questo tutto è dovuto, secondo me, anche dall'allenatore che sa bene metterli anche in campo. Benissimo. Certo, qualcosina, non credo che, non è un dio, insomma, che alla fine non può sbagliare, però per adesso, battendo il Pescara, che per tutta la settimana non si diceva altro, sembrava che doveva venire il Real Madrid, invece si è dimostrata una squadra che mena, una squadra, insomma, che non è, insomma, pulita come l'Ascoli, ecco, che fa un gioco diverso. Capito? Allora, grazie mille Palma. Senti, dimmi. Qua ci sta gente che mi ha detto, siccome la vostra trasmissione la sente pure al Polo Nord, allora mi hanno detto di salutare tu. Allora, il bar Passarò, i tre fratelli, uno meglio di un altro. Questi li conosciamo bene, li salutiamo tutti, Cola. E poi mi ha detto quello, Alfredo e Teresa, il bar del Duca. Bene. Poi mi ha detto già il macellaio, poi tutti i cosi che viene da Mondurano, Mozzano, Servigliano, e poi Porto San Giorgio, Mondadamo, San Delpidio, San Nicolò. Oh, oggi facciamo tutto il circondario. Tutti, proprio, noi ti ascoltiamo. Siamo contenti quando ci chiami tu, anche quello di Acquasanta, di Colloto, che è Caterina, Romeo e quell'altro, il marito Sabatino, insomma tutti vogliono sentire saluti dalla trasmissione di Radio Gol. Benissimo, grazie Palma. Quindi, allora, ecco, ti ringraziamo per averci dato l'opportunità di salutare tutti. Cose, sì. Perché l'aspettano, stasera tutti aspettano questo. Spesso. Benissimo, li hanno sentiti, grazie. Un sacco di veramente. Ci sentiamo lunedì prossimo. Prendere veramente in considerazione tutte queste persone che vengono da fuori, che a momenti sono più di noi. Veramente, ieri ce ne stavano in quantità. Beh, anche noi eravamo tanti gli ascolani. Grazie Palma. Mondo qua, mondo là. Ti devo salutare. Ti devo salutare, grazie. Salutiamo ancora tutti gli amici che hai citato tu, risparmiandoci l'elenco di tutti i comuni che tu conosci sicuramente meglio. Val di Brata Bianconera ci ha mandato un messaggio: gran bella partita per merito di entrambe. Nonostante il Pescara fosse privo del centrocampo titolare, ha fatto come al solito un pressing asfissiante e giocate di prima ad alta velocità. Quei ritmi per la fisicità dei nostri non erano sostenibili e quando sono calati ci siamo imposti per gioco e forza fisica. I loro cambi sono stati richiesti per fine carburante. Le dichiarazioni del nuovo messia Oddo potevano essere evitate, che è quello che ha detto poco fa anche Armando Falcioni. Tutti grandi, avanti così, e chissà, Val Vibrata Bianconera. E c'è una telefonata in arrivo, la riceviamo subito. Pronto, buonasera. Sì, buonasera, salve, sono Roberto. Buonasera Roberto. Da Piani di Morro, salve. Io volevo soltanto fare una constatazione personale, perché non mi trovavo d'accordo un po' su questa Perez mania che si sta diffondendo nella nostra città, nel senso che volevo far notare che ieri Perez, al di là di gol, bello, sicuramente importante perché ha cambiato poi la partita, però io direi il 90% questo merito deve essere, se non condiviso, attribuito a Cascia, perché se la sponda di Cascia non ci fosse stata, il gol neppure. Fino a quel momento Perez, francamente, a mio modesto parere, ribatto, aveva anche un po' indispettito ieri parte della tifoseria. E un'ultima osservazione, sempre se me la concedete. Prego. Credo che comunque possa benissimo convivere, possa esserci connubio Cascia Bretagna. Cioè, voglio dire, non è che l'Ascoli debba necessariamente
dipendere da Perez, ecco. No, no, Cacciapetagna perché no? È più difficile Perez-Petagna. Abbiamo detto questo prima. È più difficile la convivenza Perez-Petagna, non Cacciapetagna. Sì, sì, no, ma infatti, ma perché semplicemente sembra che oggi Perez sia l'intoccabile, ma per carità, un buonissimo giocatore, ovviamente, non voglio nulla dire. Però ecco, certo c'è anche la differenza di età con Cascia, sicuramente, però l'esperienza di Cascia si nota, dico, questo qui. Benissimo. Forse mi sono anche un po' trovato in disaccordo con la sostituzione, poi ha avuto ragione sicuramente il mister, però io avrei tenuto Cascia sicuramente. Va bene, grazie Roberto, faccio rispondere da Armando che è rimasto qui con noi. D'accordo, sì. Armando, allora io personalmente dico sì, il Perez di questi tempi non si toglie, basta, perché sia la partita di Novara che questa che gli devi dire. Certo, no, vabbè, io come ripeto, a me piacciono questi giocatori, quindi sono non nascondo la mia predilezione per Perez, quindi Roberto mi perdonerà per questa affermazione, che però non deve essere, non deve offuscare un giudizio sereno. Secondo me Perez in questo momento riesce a far reparto più di Cacia. Quando l'Ascoli il primo tempo soffriva il pressing del Pescara, insomma, Perez da solo ha guadagnato almeno un paio di punizioni, qualcuno, un paio sono state immeritatamente, ingiustamente invertite, teneva palla, faceva respirare la squadra. Cacia è un giocatore che non si discute, anche perché se Sandro Conti si ricorda Pruzzo, Savoldi toccavano una palla e una palla la mettevano dentro. No, ma poi c'è il ruolo di Cacia è forse più questo. Il primo tempo Perez non è stato mai servito. Sì, sempre queste maledette palle lunghe e pedalare. Sì. E Perez non poteva fare altro che cercare di difendere la palla. Non poi, poteva fare me, altro. Quando si gioca in casa è un dettaglio, ma è importante. Un giocatore di quella generosità poi carica anche il pubblico. Certo. E cosa è un dettaglio non importante? Terzo, ma non in ordine di importanza, il gol. Giocatore di grande classe, si è girato e ha messo il pallone all'angoletto, è un gesto tecnico di livello superiore, quindi che va oltre la mia predilezione. No, ma io ho capito, quello, credo di aver capito che Roberto dice, però Cacia, nessuno toglie i meriti a Cacia, per carità, Cacia sono due giocatori diametralmente opposti, cioè Cacia fisicamente è quello che è, però dopo ha quella classe che supporta in parte la mancanza di fisicità. E il fiuto del gol che magari in questo momento manca, ma credo che possa arrivare. Certo. Sono d'accordo con Roberto che invece mi sembrano Perez e Petagna di difficile convivenza perché simili. Beh, col doppio centravanti si può giocare tranquillamente. Però diciamo che come si completano Perez e Cacia, infatti Cacia ha lanciato Perez per il gol e poi comunque a livello realizzativo, come diceva Armando poco fa, ha fatto un bel gol anche difficile, e quello che ha fatto l'ultima partita, intanto sono due domeniche di fila che segna, due giornate di fila che segna, e per un giocatore dare continuità ai gol è importantissimo, per un attaccante anche il gol fatto a Novara è un gol alla Perez, proprio caduto per terra, portata avanti la palla di forza, però alla fine trovando lo spunto per il gol, e sono cose che insomma non vanno trascurate troppo facilmente al di là della classe nuda e cruda. Sì, anche perché come ripeto, per soprattutto in casa, giocatori che possono diventare giocatori simbolo in squadre provinciali, credo che sia importante averli, ecco, al di là del gesto tecnico, un giocatore che carica la squadra in un momento, quando l'Ascoli ha attaccato, quando sembrava che fosse maturo il gol, quando Grassi ha tirato due calci d'angolo consecutivi, lì Perez ci ha messo del suo, quindi credo che siano, io credo che il fatto più importante poi è che Petrone abbia a disposizione una prima linea di tutto rispetto, avere in questo momento giocatori particolarmente in forma come Petagna e Perez, un giocatore come Cacia, che il fatto che si sia ribellato alla sostituzione credo che sia veramente un buon segno. Io ho visto una squadra molto carica e molto unita. Tutti dicevano che Petrone non era un giocatore, non è un allenatore che riesce ad amalgamare, che assembla, invece mi sembra che ieri, lo dice uno che l'anno scorso si è dichiarato antipetroniano viscerale, quindi mi sembra che invece quest'anno sia riuscito anche ad assemblare la squadra. Ma sono cambiate
diverse cose all'interno societario. Soprattutto il modulo è cambiato. Il modulo, certo, sia dal punto di vista tecnico, diciamo, tattico. Che ci sono anche un po' di giocatori di categoria. Sì, io quello che ho sempre detto l'anno scorso è che tutta sta Ferrari, l'Ascoli non era l'anno scorso, era una buona squadra di Serie, sì, C che Petrone ha mantenuto in vetta fino alla fine. Sì, però l'Ascoli l'anno scorso giocava a Sant'Arcangelo e a San Marino. Sì, ok, appunto. Si però poteva anche non avere una Ferrari. Sì. Vabbè, ha vinto il campionato. Allora, arriva un messaggio dal gruppo Birra: non fate un caso Cacciva, perché prima abbiamo parlato anche del discorso sostituzione, ma prima che arrivassi tu ne avevamo già parlato, ma fermandolo subito, come hai detto te, perché è un segno positivo. Qui ci dice il gruppo Birra, anche qui molto tranquillamente, che non c'è nessun caso arrabbiarsi quando si viene sostituiti nel momento migliore. Penso che qualsiasi giocatore avrebbe fatto quel gesto. Se rivedete la partita su Sky, quando abbiamo fatto il secondo e terzo gol dalla panchina, esultava come un bambino, e questo ci fa molto piacere. Comunque, dal gruppo Birra un saluto a Ivano, Tillo, Marcolone, Iro, Palanca. Bene, salutiamo tutti questi tifosi che ci seguono, andiamo con i messaggi visto che siamo già verso la fase finale della trasmissione. Ringraziamo ancora Armando Falcioni per averci accompagnato e per aver dato il suo commento. Speriamo di rivederti qui lunedì prossimo, sarebbe un segno importantissimo, direi. E poi, squadra fortissima e completa, dice Alex, in ogni reparto con valide alternative, per i playoff non firmerei perché possiamo solo migliorare. Ieri ho visto un'ottima squadra di B contro una squadra di Serie A che giocava in casa davanti al proprio pubblico, e qui stiamo volando alti, Sandro, mi sembra, molto alti. Alex dice appunto squadra fortissima, valide alternative, tutto vero, però siamo comunque una matricola, e io questo non me lo dimenticherei, No, la squadra è ottima e offre ampie garanzie, dovrebbe, usiamo sempre il condizionale. Anche con i cambi. No, dovrebbe garantire una salvezza abbastanza tranquilla. Poi se viene qualcosa di più della salvezza lo vedremo. Intanto gustiamoci queste vittorie. Pietro Liascoli fa notare che ieri comunque Perez e Petagna insieme hanno giocato bene, dando notevoli problemi alla difesa avversaria, però noi parliamo di partite dall'inizio con questa coppia che non vediamo bene dall'inizio, perché alla fine ieri Liascoli, con la fisicità di cui ha parlato Sandro Conti, la tecnica che ha messo in campo Petagna, la voglia di vincere che Perez aveva trasmesso in tutto l'ambiente dopo il pareggio, quello era un momento particolare. Il Pescara era scoppiato, non può far testo l'ultimo quarto d'ora per la coppia, che poi Petagna sia un signor giocatore ce l'aveva già dimostrato anche prima. Gianni dice: Leo Perez uno di noi, orgoglio, attaccamento, classe come nessuno, punto. La curva sarà sempre al fianco della squadra e del mister fino a quando onoreranno la maglia, tutto il resto non ci appartiene, la nostra è passione non retribuita, al di là del risultato e della categoria, Ascoli Calcio nostra follia. Questo è Gianni, che invita anche al tutti a Modena, visto che già si sta parlando di questa trasferta, e non mancheremo sicuramente. Bomber di Porto San Giorgio, champagne negli stadi dove gioca l'Ascoli Picchio targato Petrone, grazie alla splendida società che ha ricordato Luca Campofilone che ci ha lasciato. Altro momento difficile per la tifoseria, un altro tifoso che se n'è andato, e quest'anno e l'anno scorso cominciano ad essere un po' tanti, i casi della vita. Grande curva sud, parliamone e applaudiamo chi rende tutto ciò stando di spalle al campo e senza megafono e tamburi. Questo dovevi chiedere al questore Sandro, che tristezza. Spalle al campo, vabbè, comunque. Però i regolamenti parlano chiaro. Fabrizio Di Fermo: oltre ai progressi della squadra sia tecnicamente sia a livello agonistico, c'è anche un ottimo rapporto nello spogliatoio, si è visto a fine gara quando i giocatori hanno festeggiato sotto la curva, poi con un tifo così siamo la Serie A. Cacciva deve stare tranquillo, noi tifosi siamo con lui, i gol arriveranno, forza Picchio e forza popolo bianconero. Appunto, Fabrizio Di Fermo: buonasera a tutti, non mi sembra vero. Questa è Stefania. Non mi sembra vero, tutte le critiche fanno parte del passato, comunque non ci voglio più pensare. Bella partita e gran bella soddisfazione, la squadra ci ha creduto e alla fine ha avuto la meglio. A un certo punto della partita, osservando Perez, mi sono chiesta che non sarà certo facile per lui giocare e districarsi sempre tra due avversari che non lo mollano e lo marcano strettissimo, e liberarsi non è certo facile, ci vuole grande freddezza e bravura, ovvio. Gli ultimi due gol ieri a Novara contro il Como lo hanno dimostrato. Comunque sia, sono soddisfatta
di tutti, anche singolarmente. Abbiamo avuto ragione di una pur buona squadra, la soddisfazione per questo è maggiore. In quanto a Odoro, allenatore del Pescara, non vale la pena dar peso alle sue parole. Se per lui dire che l'Ascoli ha giocato la partita in un certo modo significa che non ha visto bene la partita, oppure gli conveniva parlare così. Anche nei giorni precedenti alla partita ha dichiarato che l'Ascoli non lo preoccupava più di tanto perché non siamo una delle squadre più forti del campionato. Ma firmato Stefania, vabbè. Oddo ha lasciato perdere. Sandro, con quale squadra campieresti quest'Ascoli? Io con nessuna, questo è un messaggio di un tifoso. Ma io sono tifoso per l'Ascoli e basta. No, nel senso, magari in Serie B dici la formazione del Cagliari piuttosto che quella dell'Ascoli. Beh, portare il Cagliari è semplice, perché indubbiamente è la squadra più forte del torneo. C'hai nomi costruiti proprio per vincere questo campionato. Ma io, guarda, in questo momento ammiro molto il Crotone, perché di là che conosco bene l'ambiente crotonese, ma è una squadra che in effetti sta ottenendo dei risultati veramente eccezionali, senza aver speso. Ieri tra l'altro seguivo Ricci, sì, ospite a Sport Italia, questo ragazzino di 20 anni che della Roma e, sì, sì, ha iniziato alla grande, ha già realizzato due gol, è uno che tecnicamente ci sa veramente. Sì, ma c'è questo asse Roma-Crotone, spesso cioè, li manda giù dei giocatori da maturare. Tra l'altro anche Florenzi ha giocato nelle file, sì, in prestito dalle giovanili della Roma, è andato in prestito al Crotone. Sono dei giovani, è una squadra che sta facendo un ottimo campionato. Altri messaggi, visto che siamo in conclusione, li leggiamo tutti di un sol fiato. Allora, forza Picchio a Scula, questo ce l'aspettavamo, lo salutiamo. Buonasera a tutti, ieri ho avuto un po' di paura vedendo il gioco del Pescara e gli errori della terna arbitrale. Fuori gioco non visti, falli invertiti, questo nel primo tempo. Poi dopo il loro gol ho visto, loro sono crollati sotto il nostro gioco e la nostra voglia di fare nostra la partita. Un saluto al loro allenatore, al quale auguro di continuare a vedere tutte le prossime partite così come ha visto quella di ieri. Grazie a tutta squadra, allenatore e società, e lo grazie più grosso a tutta la scuola che è venuta e che è cantata e incitata dall'inizio alla fine. Una parola sola a chi ha scritto di cose là a San Marcello. Mbara scrive: forza Picchio a Scula. C'erano delle scritte dei tifosi pescaresi contro l'Ascoli. Poi un messaggio a Palma da parte di Ascula. Palma, ti è scordata Patrignone, perché ha citato un sacco di comuni e zone limitrofe ad Ascoli. E poi un messaggio sempre di Ascula a Roberto: Leo non se tocca. Perez con una partita percorre 200 km, lotta su ogni palla, tocca 100 palloni. Ecco che se ne sbaglia 10 arriva il criticone. Guardiamo i due gol che ha fatto in due partite consecutive. Questo il messaggio a chi non elogia l'attuale Leo Perez da parte del nostro fedelissimo ascoltatore. Che poi c'è da dire anche un'altra cosa. Perez è l'ultimo che fa pressing. Ah certo. Fa pressing sul portiere. È nella sua natura. Fa pressing sul portiere, va a fare pressing. Su ogni palla che viene lanciata lunga. Che significa che fa respirare i centrocampisti. Respira male lui dopo, perché si è visto che... No, è un generoso, adesso non ci saltiamo. Vabbè, però è uno di quei giocatori, come ha detto Armando, che trascina anche le folle. A me piacciono quei giocatori così. Danilo di Corropoli: Petrone vattene e portati anche Palma. La prima non è vera, è una battuta di Danilo che notoriamente è da 2 anni che difende Petrone contro tutto e contro tutti. Mauro da Ascoli: ragazzi, coccia bassa e pedalare, non facciamo troppi voli pindarici che ci possono nuocere. Meno 40 all'obiettivo, come abbiamo detto anche noi prima, e poi si vedrà. Antonini, capitano vero, dice questo messaggio: Ascoli Picchio rispecchia il suo nuovo capitano, serio e bravo. Altri messaggi che ci arrivano in conclusione da WhatsApp: brava Palma che chiede scusa a Petrone, chissà se sentiremo mai le scuse di Sandro Conti. Ancora è presto, sia chiaro, ma mi auguro che prima o poi accada. Beh, ciao da Riccardo. Rimango sempre della mia opinione. Se in questo momento Petrone è l'allenatore che sta facendo bene. L'anno scorso ha fatto molto male. Ma come, ha vinto il campionato? Ma che ha vinto? Come che ha vinto? È stato primo per più di metà campionato, è stato comunque secondo, e se non avesse mantenuto quella posizione in B non ci saremmo andati. Non ci hanno permesso di giocarci l'ultima partita perché l'hanno comprata. Mi dici dov'è il problema? Ma noi dovevamo vincere il campionato. Dove sta scritto che dovevamo? Tranquillamente,
con un briciolo di buonsenso tattico. Ancora WhatsApp, Stefano La Porta San Giorgio, immenso Ascoli ieri sera, dopo il vantaggio abruzzese avrei messo la firma per un pareggio, reazione della grande squadra a ribaltare il risultato contro un Pescara che solo la settimana scorsa ha battuto la capolista Cagliari, PS, un doveroso ricordo va alla scomparsa del mio compaesano Luca Campofiloni, l'abbiamo ricordato anche prima. Sandro, tu ieri hai detto una parola che mi è piaciuta moltissimo, a caldo subito dopo la partita hai detto Ascoli sontuoso. Sì. Una parola che riempie la bocca e che rende veramente l'idea di quell'ultima mezz'ora. È stata l'ultima mezz'ora sontuosa. Mi è piaciuto proprio sentirtelo dire. Complimenti a tutti, ancora WhatsApp, Domenico. A partire da Lanni, determinante negli interventi su Caprari e la Padula nei primi minuti, per continuare con lo stupendo lancio di Pirrone che innesca l'azione del pareggio, quella della spizzata poi di Caccia per Perez, e per finire con Petagna, determinante per la vittoria bianconera. Forza Picchio, l'unica nota stonata, il solito commento su Sky del buon Compagnoni, che ha avuto modo di dubitare del reiterato fallo su Petagna in occasione del penalty, tanto che pensava che il cartellino giallo fosse diretto al nostro attaccante. E allora, se la panchina di Crespo, per finire, dice traballa, diamogli il colpo di grazia. Beh, questa di Compagnoni non la sapevo che aveva... No, io non l'ho sentito, Maurizio, ma... No, vabbè, però immaginare che potesse essere addirittura... Vabbè, ma lascia il tempo che trova, perché non è che... Vabbè, ammonizione a Petagna, l'Ascoli vince 2-1, la sostanza è quella che... che conta, insomma, io ho visto che gli ha dato una racchettata. Vabbè, ma che era rigore, era fuori di dubbio. No, dico chi ha dubitato, come ha fatto in questo caso. Anche perché stava andando solo verso la porta, no? Quindi tranquillo. Non è che. Ultimi tre messaggi che sono arrivati su WhatsApp. Boro, ho disdetto la visita dal cardiologo perché se ne me pigliate un colpo ieri, ne me piglia più. Questo è classico tifoso ascolano. Le dichiarazioni di Oddo, dice Emiro, sono le stesse di Galeone nell'88, quando anche allora ci fu una remontata dell'Ascoli. Col Pescara è stata la 200esima vittoria casalinga in Serie B. Questo non l'ha evidenziato nessuno, ringraziamo Emiro che come al solito ci porta statistiche fresche, nuove e soprattutto significative. È il nostro statistico. Appunto, 200 quindi... vittorie in Serie B sono un bellissimo numero. Passatemi il messaggio, dice Mimmo, anche lui da Pianimorro. Perez non piace ai comunisti. Vabbè, questo è. Questo lo sapevamo. Sì, però non penso che qui abbiamo parlato di politica, né cominceremo a farlo sicuramente oggi. Comunque, abbiamo passato il messaggio, perché qualcuno dice sempre: ah, scommetto che questo non lo leggete. Mauro D'Ascoli, per il signor Conti, come dice il presidente Bellini, acqua passata non macina più. Basta parlare dell'anno scorso, siamo in B, tutto il resto è noia. Mauro D'Ascoli. Vabbè, mi sembra che la parola sontuoso che ho sottolineato poco fa dica già tutto. Ma io, Petrone, in questo momento, benissimo, ha cambiato la sua filosofia calcistica e si stanno vedendo i risultati. La filosofia calcistica dello scorso anno non mi è mai piaciuta. A posto. Messaggio finale che invece è arrivato per email da... Da Mirko. Non che io voglia criticare l'operato di Petrone, già uno che comincia così io so già come va a finire, perché è tipico l'inizio della frase. Comunque andiamo avanti. Ma io penso che ieri l'allenatore sia stato fortunato, eccolo, nel senso che quando ho visto scaldarsi Petagna ho subito pensato che fosse pronto a uscire Perez, perché far giocare Petagna con Perez sarebbe come far giocare, che ne so, Llorente e Toni. Che ne dite? Non diciamo niente, guarda, ha risposto il campo per te, ha risposto il campo per Petrone. Petagna ci ha fatto fare il secondo gol e ha preso il rigore del terzo. E con questo vi salutiamo tutti a Modena giovedì, vi ricordiamo che la trasmissione andrà in onda a Modena sicuro, vado il giorno prima, mi godo una mattinata modenese. Se mi offri il pranzo da Fini vengo anch'io con te. Anche da Fini ti porto a casa di amici a Modena. Andiamo a casa di Gianluca. Ah, se vieni con me andiamo a casa di Gianluca. Andare a mangiare i bolliti da Fini. Va bene, me lo segno, ci vado. Giovedì 15, dicevo, trasmissione dalla nuova palestra Fitness Club di Via dell'Artigianato a Ascoli Piceno. Questo per occhio alla prossima con Serafino Galli e Gino Gaspari, sempre con Luca Ballatori in regia. Noi vi salutiamo, ringraziamo anche la cartoleria di quella di Matteo Fabrizia per la rassegna stampa qui a Maltignano in via 4 novembre. Arrivederci a tutti da Alberto Crementi e Luca Ballatori.